Allora, come è iniziata la mia avventura di curling con Steffi? Dunque, la mia è iniziata un po' prima rispetto alla sua perché mio papà ha sempre giocato a curling e quando Steffi si è trasferita a Campo, che è una piccola frazione di Cortina dove vivo anche io, le ho detto: ma Steffi, perché non vieni con me a provare il curling? E sì, eravamo piccole perché l'ultima foto che ho visto nostra del curling, quando eravamo piccole, risale al 2010, quindi ne è passato di tempo e abbiamo passato tante belle avventure insieme, tante belle partite e questa partita è boh, incredibile, io veramente non ci posso credere che sia arrivata fino a qui. Hai fatto tantissima strada, so che cosa c'è dietro, so quanta fatica c'è dietro. E tu ti sei sempre impegnata fino all'ultimo, ci hai sempre creduto e non so, mi si riempie il cuore di gioia oggi, veramente, veramente. Allora, io ho vissuto tutta la scuola con lei e so tutte le sue trasferte, tutte le sue difficoltà nel vivere la scuola e comunque riusciva ad emergere in tutte e due perché è sempre stata bravissima. E ho sempre creduto in lei e si merita tutto quello che sta facendo e sono con lei tutto il cuore e ho pianto tutte le riprese che hanno fatto, tutti i suoi lanci, ero lì che urlavo, che saltavo dalla gioia e sono contenta. E io invece ho conosciuto Stefania 2 o 3 anni fa, a cui mi sono legato molto, e sono un sacco amico del suo ragazzo, e in questi giorni eravamo super emozionati, abbiamo pianto, non abbiamo mangiato perché eravamo troppo tesi, e è stato un momento bellissimo e ti auguriamo il meglio.